Dopo i 100 miliardi chiesti e ottenuti lo scorso anno dal governo Conte, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla richiesta di un altro scostamento di bilancio da 40 miliardi con cui finanziare i nuovi sostegni alle attività economiche e investimenti aggiuntivi complementari al recovery plan. Dall'inizio di quest'anno è stata autorizzata una prima tranche di extra deficit tra 32 miliardi che si è tradotta nel decreto sostegni. La prossima settimana toccherà alle Camere votarlo. Dei 40 miliardi chiesti, circa 20 dovrebbero andare alle imprese sotto forma di nuovi contributi a fondo perduto. Cambierebbe il criterio, non verrà assegnato solo sulla base di cali di fatturato, ma anche guardando ai costi fissi. Il CDM, durato 45 minuti, ha approvato il documento di economia e finanza 2021. Come da attese, il nuovo DEF rivede alla ribasso la crescita del PIL stimata per quest'anno, ora è data al 4,5%. Per effetto del nuovo scostamento, il deficit PIL sale all'11,8%, dal 9,5% nel 2020. Tornerà sotto il 3% solo nel 2025.